questo non è un libro che è scritto per misurare il fascismo di quelli di destra. Quelli, no, lo so, certo, però... Il fascismo non è una cosa... Il metodo fascista in sé, l'ideologia fascista è l'ideologia di destra, ma il metodo fascista può stare serenamente in mano anche a chi si ritiene di sinistra. È come hai detto adesso, certo. Questo, cioè io tanti mal di pancia che ho visto ieri, sia su Twitter che sui social network, erano di gente di sinistra che facendo appunto il test si infuriava perché veniva fuori... Certo. Ho avuto anche militanti di Casa Pound che indignati hanno scritto su Twitter che il test non è attendibile perché erano fascisti solo il 47%. Quindi quello dice che ieri è stata una giornata divertente per più ragioni. Quando Gramellini dice che è un gesto fascista quello di fare test per misurare il fascismo altrui, sbaglia, perché quel test serve a misurare il mio di fascismo, è un po' anche il suo, direi, in termini di metodo. Cioè, ideologicamente siamo tutti d'accordo di non essere fascisti, quelli di sinistra. Il problema è quando ci ritroviamo a fare esattamente le stesse cose che fanno gli altri. Voglio essere un po' più polemica su questo. Sulla copertina del libro c'è una bellissima vignetta di Mauro Biani, bellissima, che raffigura Forrest Gump seduto sulla panchina, che dice fascista è chi il fascista fa, parafrasando appunto il film. Ecco, Mauro Biani quella vignetta non l'ha scritta per il mio, ma fatta per il mio libro, l'ha fatta per un episodio di cronaca in cui furono persone di estrema sinistra a menare un nazi fascista, e ma Biani, che stava esattamente sulla linea su cui mi trovo io col libro, fece una vignetta per dire attenzione, perché se noi andiamo in giro a menare la gente diventa difficile distinguere chi è il fascista e chi no. Non è che ti faccio fare la dichiarazione ideologica prima, ti giudico dai fatti. Quindi, giudicando dai fatti, secondo me non è sbagliato fare una selezione di luoghi comuni che uno in testa può aver strutturato, che poi lo conducono al gesto. Quante persone di sinistra conosco che mi dicono non sono fascista, ma alcune cose di Salvini mi piacciono? Ecco, immagino il test l'ha fatto Michela Murgia, che percentuale è? Quando l'ho scritto, beh, sto protofascista, ma secondo me perché non sono stata del tutto sincera. Vedi che sei come Gramellini. È lo stesso risultato di Gramellini. Nel senso che è chiaro che all'esito della Brexit ho guardato i risultati e ho detto vabbè, però forse il suffragio universale è sopravvalutato. Cioè quella frase lì, questa gente vota, l'ho detta anch'io. Becca. Poi mi fermo un attimo allo specchio e dico cosa vorrei, che non votassero, che il voto non fosse per tutti. Ecco, allora, ragionando sulle implicazioni di quella frase mi rendo conto che no, non vorrei un mondo dove il voto ce l'avessero solo in pochi.